Buonasera e benvenuti a questo nuovo meetup organizzato da .NET Code. Sono Gaetano Paternò e questa sera abbiamo il piacere di avere con noi Sergio Govoni. Ciao Sergio, ci sei? Bene, Sì, ci sono. benvenuto, grazie per la tua partecipazione. Sergio questa sera ci parlerà di Azure SQL Database. E ci parlerà dell'automazione delle attività di gestione e manutenzione. Piccola nota di servizio prima di iniziare il meetup: come ormai consuetudine, questo meetup è sponsorizzato da JetBrain. Quindi, alla fine dell'evento, del meetup, ci sarà la consueta self rilottery. Inoltre, prima della self rilottery, potete scrivere le domande nell'apposita sezione live event Q&A, e poi a cui Sergio ci darà risposta. Sergio, mi condividi il desktop così ti mando live e potrai partire poi con la tua sessione. Ok, allora, perfetto, dovreste vedermi. Ok, perfetto, già ti vedo, PowerPoint aperto. Ok. Sergio, tutto Sì, per te, a dopo. ok, grazie, grazie mille. Buonasera a tutti, anche da parte mia, e grazie per aver partecipato a questo meetup questa sera. E, quindi ci concentreremo oggi sulle attività che è necessario fare quando abbiamo una soluzione database deployata in Azure, quindi in Azure SQL Database. Io sono Sergio Govoni, lavoro per Centro Software che produce il miglior sistema ERP per le aziende che esportano e producono beni, diciamo, per esportazione in tutto il mondo. In questa slide trovate i miei riferimenti, quindi i miei account Twitter, LinkedIn e la radice del mio repository, dei miei repository su GitHub. L'agenda di questa sessione permetterà di concentrarci su un tema specifico, quindi la manutenzione, di un database. Vedremo le attività che sono richieste, che sono necessarie, vedremo quali sono i metodi per eseguirle e vedremo anche nella parte più importante della sessione quali sono i servizi più convenienti, più diciamo adatti in Azure SQL in Azure per fare queste attività. Partiamo da questo punto. Azure SQL Database non ha un servizio di scheduling nativo similare, uguale, diciamo comparabile con SQL Agent che trovate e che conoscete benissimo nelle istanze SQL Server che avete on-premise. Quindi quando un DB è implementato e deployato in Azure, oltre a disegnarne lo schema, a diciamo, implementare le relazioni tra le tabelle e quindi tutte le attività di disegno dello schema, è necessario anche studiare le possibili soluzioni che permettono di effettuare le attività di manutenzione, perché lo vedremo tra un attimo, sono davvero importanti. E da qui una domanda, oppure un po' di confusione che potremmo avere pensando ad Azure SQL Database come una soluzione platform as a service. Azure SQL Database è una soluzione platform as a service, ma Microsoft è responsabile soltanto dell'infrastruttura e della gestione dei backup, di null'altro. Tutte le altre attività che riguardano la manutenzione dei vostri database sono a carico del DBA o sono, diciamo, a vostro carico, sotto la vostra responsabilità. Di quale attività stiamo parlando? Stiamo parlando di il famoso DBCC CheckDB, quindi il check dell'integrità di un database, la manutenzione delle statistiche e la rebuild degli indici. Tutte queste attività sono a carico vostro.
o del vostro DBA. Quindi le abbiamo elencate in questa slide, è necessario fare l'integrity check, l'index rebuild o l'index defrag a seconda del livello di frammentazione, come vedremo tra a breve, che è presente nei vostri indici, negli indici all'interno del DB, e l'aggiornamento, l'update delle statistiche. Quali sono i metodi per fare questa attività? Ne abbiamo fondamentalmente quattro. Questa è la lista, diciamo, dei metodi. Il primo è l'utilizzo di un linked server. Per come diciamo, lo potete utilizzare tutt'oggi per raggiungere una istanza remota, quindi per far comunicare la vostra istanza SQL Server on-prem con un'altra istanza SQL Server sempre on-prem, voi oggi utilizzate un linked server. Ecco, è possibile anche utilizzare un linked server per raggiungere l'istanza remota in Azure SQL Database. Possiamo usare il Database Maintenance Plan, che conoscerete sicuramente e che avrete utilizzato per fare manutenzione dei vostri DB localmente, e poi ci sono due servizi molto più interessanti direttamente sulla piattaforma Azure. Il primo è Automation Services e il secondo e più completo è l'Elastic Job Agent. Il mio consiglio per effettuare operazioni di manutenzione database è comunque l'utilizzo della suite sviluppata da Ola Allengren, che prevede, che dà a disposizione una serie di store procedure e tabelle a corredo per effettuare le operazioni di manutenzione. Tuttavia, se avete nel passato sviluppato la vostra procedura di rebuild degli indici, di update delle statistiche, diciamo, vostra personalizzato, comunque, beh no, personalizzata no, insomma vostra di vostra proprietà, potete comunque utilizzare quella, non c'è nessun problema. Il mio consiglio, se non ne avete una, è di utilizzare questa suite, che è molto completa ed affidabile, insomma. La cattiva notizia nell'utilizzo di questa suite è che non è completamente supportata in Azure, nonostante sia da diverso tempo diciamo presente nelle varie community, ancora oggi non è supportata in Azure. Comunque la buona notizia, diciamo dopo la cattiva notizia, qual è? È che comunque funziona, e trovate l'elenco degli script che dovete lanciare nell'ordine corretto per implementare gli oggetti, quindi le store procedure, le tabelle e diciamo, le varie entità all'interno del DB per utilizzarla anche in Azure. Quindi la cosa che non funziona in Azure è l'esecuzione di uno script cumulativo che farebbe per voi il lancio di questi script in questo ordine. Quindi poco male, non utilizzerete lo script cumulativo, potrete utilizzare questi script in questa sequenza e potrete utilizzare comunque la soluzione. Bene, prepariamo l'ambiente, ci spostiamo su questa macchina virtuale in cui ho preparato l'ambiente di demo di questa sessione, che sarà una sessione con diverse demo, perché quindi toccheremo con mano come effettuare queste operazioni. Quindi che cosa abbiamo? Abbiamo un'istanza locale chiamata Marconi e abbiamo un'istanza Azure SQL Database che ho chiamato Azure Automation. Eccola qui, la trovate qui. In questa istanza noi abbiamo un database da manutenzionare che ho chiamato per semplicità To Be Maintained. Quindi questo è il DB che noi su cui noi vogliamo implementare la nostra attività di manutenzione. Per prima cosa diamo un'occhiata al livello di frammentazione degli indici in questo database, quindi eseguiamo questa query che ci restituisce il dato e vediamo subito che abbiamo una percentuale di frammentazione molto alta, 99% e 100% su i due indici presenti. Quindi cosa significa? Significa su un indice presente, significa che noi dobbiamo effettuare qui un'attività di manutenzione.
per dirvi che è proprio necessario farlo. La percentuale di frammentazione riduce le performance delle nostre query e quindi è giusto tenerla monitorata ed effettuare le corrette manutenzioni. Quindi questo è il nostro database. Che cosa dobbiamo fare ora? Se non abbiamo una nostra strategia di indicizzazione, procedura di indicizzazione, il mio consiglio è quello di installare, creare gli oggetti della suite Maintenance Solution. Quindi iniziamo da questo script per poi eseguire gli altri sei in sequenza sul nostro database to be maintained. Eseguiamo quindi la creazione di questa store procedure, command execute, a seguire la store procedure che effettuerà il database integrity check, poi vedremo anche i parametri che sono contenuti, scusate, devo selezionare tutto lo script, perfetto. Poi creiamo la tabella command log che servirà per loggare tutti i comandi e le operazioni di manutenzione. La tabella queue e la tabella queue database servono nel caso vogliate diciamo schedulare, comunque eseguire in parallelo diciamo, operazioni di manutenzione. E l'ultima è la index optimize. Anche questa store procedure serve per effettuare le operazioni di manutenzione, in particolare la manutenzione degli indici. Bene, il nostro ambiente, il nostro database è pronto per essere manutenzionato. E vediamo qual è il primo metodo che potremmo utilizzare per effettuare la nostra manutenzione, il Linked Server. Il Linked Server è la soluzione più comune, quella più facile, quella la prima che ci viene in mente. Come bisogna agire? Ma semplicemente bisogna creare un Linked Server che permette di raggiungere la nostra istanza remota in Azure e poi utilizzarlo in un job locale, in un'istanza SQL Server on-prem, per effettuare le chiamate alle nostre store procedure. Ovviamente, qual è la cattiva notizia di questa soluzione? La cattiva notizia è che devo comunque avere un'istanza SQL Server che gira localmente oppure deve girare all'interno di una macchina virtuale in Azure. Quindi se avete una situazione ibrida, quindi avete istanze Azure SQL Database e istanze SQL Server on-prem, questa potrebbe essere una soluzione che potreste utilizzare. È molto semplice, è molto veloce da implementare. Se però il vostro cliente o la vostra azienda ha migrato tutto in Azure, ecco che questa soluzione qui non è attuabile. Perché? Perché il cliente o la vostra azienda non vorrà sostenere costi di licenze per un SQL Server che gira in locale, localmente on-prem oppure in una macchina virtuale in Azure. E quindi già avreste il primo problema legato, cioè, a questioni economiche. Vediamo brevemente come si fa. Quindi si crea in un'istanza SQL Server locale, questa qui ad esempio che si chiama Marconi, un Linked Server che lo troviamo all'interno della cartellina Linked Server. Io l'ho creato per voi per diciamo velocizzare queste demo e dare più spazio alle altre. Questo Linked Server che si chiama Azure Automation raggiunge la mia istanza SQL Azure remota e collega il nostro database to be maintained. Una volta creato questo Linked Server con le credenziali ovviamente per raggiungere l'istanza remota, non dovrete far altro che effettuare la schedulazione di un job. Vediamoli qui, eccolo qui, Azure SQL Database Integrity Check, che nello step 1, che cos'ha? Non è altro che la chiamata al Linked Server, che adesso vado a prendere il nome corretto del Linked Server, che così è più corretta il job. Eccolo nello step 1, andiamo a specificare il nome corretto del Linked Server, questo, eccolo qui.
e raggiungiamo il database to be maintained e poi eseguiamo che cosa? Il database integrity check su questo database. Null'altro. È molto semplice, è un'attività che non costa nulla di configurazione e funziona. Quindi una volta raggiunta la vostra istanza remota, eccola qui attraverso il linked server, voi potrete eseguire il job di manutenzione. Vediamo subito, lo eseguiamo. Job di integrity check che verrà eseguito, diciamo, tra un attimo e in maniera completa, senza errori. Ci aspettiamo. Eccolo qua, eseguito. E quindi abbiamo fatto la nostra manutenzione e il check dei nostri delle nostre strutture. Vediamo un secondo metodo per eseguire queste operazioni. Ah, scusate, ovviamente con il linked server voi potete schedulare più attività di manutenzione, quindi diciamo ad un certo orario eseguite l'integrity check, ad un altro orario eseguite un altro job che esegue la rebuild degli indici e così via, quindi potete metterle consecutive tutte all'interno di uno stesso job oppure con job separati come preferite, diciamo, ovvio. Potete usare anche la soluzione Database Maintenance Plan. Database Maintenance Plan è un altro metodo comune per eseguire attività di manutenzione database. Ha le stesse regole, le stesse best practices che conoscete per le istanze on-prem di SQL Server, valgono anche in Azure SQL Database, e come il linked server ha l'inconveniente di richiedere una istanza locale di SQL Server oppure un'istanza di SQL all'interno di una VM che gira in Azure, stesso problema di cui parlavamo prima. Anche qui molto velocemente ci spostiamo sulla macchina virtuale e andiamo a vedere un maintenance plan di esempio che ho creato per voi. Quindi questo maintenance plan esegue l'integrity check, l'index rebuild, l'update delle statistiche e attività di cleanup. Non entro nel merito della sequenza e del numero di attività e dei dettagli. Diciamo, parliamo di come effettuare le operazioni. Poi, nel tempo che abbiamo a disposizione, non riusciremo ad entrare nel merito di ogni singolo task. È per questo che il rebuild degli indici e delle statistiche li ho disabilitati per semplicità. Dopo aver gestito la connessione, quindi dopo aver creato una connessione alla nostra istanza remota di Azure SQL Database, quindi Azure Automation, non dovrete far altro che specificarla nel vostro task di manutenzione. La connection è Azure Automation. Andiamo a selezionare i database che vogliamo manutenzionare, quindi il to be maintained è il nostro database e andiamo ad effettuare, ad esempio, l'integrity check mandandolo in run. Quindi noi lo stiamo eseguendo, ovviamente potrà essere schedulato con lo scheduler del maintenance plan all'interno dell'istanza SQL Server, ecco, è stato eseguito con successo, all'ora e al giorno o nella settimana come meglio preferite. Tutte le stesse regole che valgono per fare manutenzione database localmente. E ora inizia la parte più importante di questa sessione, quindi vedremo quali sono i servizi che la piattaforma Azure offre per effettuare queste operazioni che fino adesso abbiamo effettuato utilizzando delle istanze di SQL Server locali. La prima soluzione che vi propongo è quella di utilizzare Azure Automation Services. Azure Automation è un servizio della piattaforma basato sui servizi di Azure che permette di creare dei runbook. Il runbook che cos'è? È un contenitore di codice Python o PowerShell, oppure può essere anche un runbook grafico. Con PowerShell voi potete sfruttare diversi comandi per interagire e connettervi a istanze in Azure SQL Database. E utilizzare PowerShell non è molto differente di utilizzare il linguaggio di SQL, quindi se conoscete
un po' al linguaggio T-SQL, vedrete che sarete a vostro agio anche utilizzando PowerShell. Quindi come si fa? Come si implementa questa soluzione? Beh, basta creare un Azure Automation Account all'interno del quale troverete la sezione Runbook. In quella sezione dovrete creare un nuovo Runbook di tipo PowerShell, ad esempio, oppure anche Python, per connettervi alla vostra istanza Azure SQL Database ed eseguire la procedura di manutenzione index rebuild piuttosto che un index defrag, piuttosto che un check delle strutture. Potete testare e pubblicare il runbook una volta che funziona e quando il runbook è pubblicato può anche essere schedulato. Nei link di queste slide trovate, scusate, in queste slide trovate sempre un link per approfondire e per avere maggiori dettagli. Questo è un esempio di script in PowerShell per effettuare la chiamata alla Stored Procedure Database Integrity Check della suite che abbiamo di Ola Allegren che abbiamo utilizzato. Che abbiamo installato precedentemente sul database. Quindi dovete raggiungere il vostro DB specificando le informazioni nei parametri di questo script. Dovete specificare ovviamente le credenziali per raggiungere l'istanza remota e nel parametro query dovete specificare il comando che intendete eseguire. L'invoke SQL command, quindi l'ultima riga che trovate in questa slide, permette quindi di mandare in esecuzione lo script. L'invoke SQL command non è residente all'interno della piattaforma Azure, quindi all'interno dell'Automation Account piuttosto che del Runbook. Dovete installarlo, è molto semplice. Basta cliccare sul link che trovate in questa slide, viene scaricato un pacchetto, un add-on, chiamatelo come volete, insomma, di fatto è un pacchetto che installa l'invoke SQL command e altre funzionalità e poi lo potete semplicemente utilizzare all'interno del vostro script. Con il tasto Test Pane raggiungete un pannello che vi permette di fare il test del vostro runbook e quando tutto funzionerà bene potete pure pubblicarlo. Come dicevamo prima, i runbook che sono pubblici, sono stati pubblicati, possono anche essere schedulati. Il runbook ha un effetto collaterale oppure una feature a seconda di come la si guarda. La feature si chiama fair share, quindi sostanzialmente quota parte. Quindi tutti i runbook possono rimanere in esecuzione al massimo per 3 ore. Questo è un by design. Perché questo? Perché la piattaforma deve dar spazio a tutti i runbook per essere portati in esecuzione. Quindi ogni runbook al massimo può rimanere in esecuzione per 3 ore. Dopo, diciamo, raggiunto questo tempo, il runbook verrà fermato per permettere ad altri runbook di andare in esecuzione. Quindi se avete un runbook, uno solo, che dura più di 3 ore, le cui attività durano più di 3 ore, il mio consiglio è quello di spezzarlo, quindi di aggiungere oppure aggiungere dei checkpoint e attività tra 2 checkpoint, attività che dovranno essere al massimo di 3 ore. Nei 2 link su questa slide trovate le informazioni per diciamo approfondire la questione. Come si può risolvere anche questa diciamo, limitazione o funzionalità, come volete chiamarla? Si può creare anche un RAM. Più runbook che eseguono attività parziali, per esempio si può creare un runbook che faccia il controllo del logical check del database, un runbook che preveda l'update delle statistiche e un altro che preveda la repeat degli indici, oppure ancora più granulare, diciamo frammentati, runbook possono essere. Quindi potete anche adottare una logica di questo tipo e schedularli in momenti diversi della giornata quando avete le finestre temporali adeguate per effettuare le manutenzioni. Vediamo come utilizzare Azure Automation Account e la creazione di un runbook. Quindi ci spostiamo sul portale
Azure, quindi su portal.azure.com, e andiamo nella sezione Azure Automation, scusatemi, nel servizio Azure Automation. Ho già creato per voi un Azure Automation account, ma la creazione è molto semplice. Dovete specificare il nome del vostro Automation account, My Azure Automation account. Dovete specificare la sottoscrizione al quale collegarlo, il resource group, potete creare uno nuovo o specificarne uno di quelli già esistenti, la location e, diciamo, con il tasto create, create un nuovo automation account, è molto semplice. Ora, per diciamo, semplicità, io utilizzo questo che ho già creato per voi. All'interno della sezione Process Automation, eccola qui, trovate la possibilità di accedere alla sottosezione Runbooks. Qui trovate la possibilità di creare runbook nuovi. Ora vediamo come tutto il giro, quindi come si può creare un runbook e che cosa metterci dentro. Qui troviamo un esempio di script in PowerShell per effettuare l'integrity check del database e qui lo trovate lo stesso esempio per effettuare l'index optimize. Quindi prendiamo ad esempio questo che effettua l'index optimize, lo copiamo e creiamo un nuovo runbook. Gli diamo un nome che è index optimize. Gli diamo un tipo, selezioniamo il tipo di runbook, PowerShell, possiamo anche dargli una breve descrizione. Una volta creato, il portale ve lo diciamo, propone in modalità edit, eccolo qui. Qui io eseguo il Ctrl V del mio testo e andiamo a commentare un po' i parametri. Quindi il database è to be maintained, la server instance è Azure Automation, questo è lo username, e qui abbiamo l'index, la chiamata alla store procedure index optimize. Dove si trova questa store procedure? Si trova all'interno del nostro database. Per completezza è quella store procedure che noi abbiamo creato precedentemente all'inizio. Eccola qui, index optimize, per effettuare la manutenzione degli indici. Questa qui è quella della suite di Ola Allengren, voi potreste averne una vostra che si chiama, non so, ottimizza indici oppure rebuild degli indici, insomma, come l'avete chiamata, come l'avete creata. Bene, lo salviamo. Salviamo questo runbook e andiamo nella sezione test pane per vedere che funzioni. Utilizzando il tasto start, noi lo mandiamo in esecuzione. Quindi ora il runbook è stato posto in una coda e quindi poi la piattaforma periodicamente va a fare il check della coda e porta in esecuzione i runbook, che, lo ricordo, possono girare al massimo per 3 ore ogni singolo runbook. Eccolo qui, è in running. Nella parte inferiore trovate gli eventuali errori che potreste avere durante l'esecuzione di un runbook. Vediamo se ora funziona tutto correttamente. Al termine dell'esecuzione di questo runbook troverete la dicitura completed che vi indicherà che il runbook è stato eseguito con successo. Una volta che qui tutto funziona bene, potrete accedere alla parte di schedulazione che vedremo tra un attimo. La parte di schedulazione come si compone? È simile alla schedulazione di un job che potreste fare su un'istanza locale di SQL Server, quindi vi verrà chiesto se la schedulazione è ricorsiva, quindi se deve essere eseguita tutti i giorni o piuttosto che soltanto alcuni giorni della settimana, vi verrà chiesto a che ora la schedulazione dovrà essere eseguita e una volta
creata questa schedulazione dovrà essere collegata al runbook che avete creato. A quel punto farete il binding, diciamo, tra la schedulazione e il runbook e questo sarà poi disponibile. Eccolo qui, è stato eseguito con successo. A questo punto noi potremmo pubblicarlo perché è un runbook che funziona correttamente, l'abbiamo anche testato. Ed ecco che la piattaforma cosa farà? Pubblicherà all'interno dell'automation account che abbiamo creato, che si chiama Azure DB Maintenance, andrà a pubblicare il nostro runbook che si chiama Index Optimize con stato published. A questo punto, se noi entriamo di nuovo nel runbook, troveremo la possibilità di effettuarne la schedulazione. Come dicevo prima, potreste creare all'interno della sezione Schedule, vediamo se la connessione mi supporta, potreste creare diverse schedulazioni per poi andare a collegarne una all'interno del vostro runbook. Vediamo un po'. La connessione resiste. Allora, facciamo un refresh di questo tipo. Torniamo dall'Automation Account, Runbook, entriamo nel Runbook, eccolo qui. Ed ecco che, ok, non ci sono schedulazioni, potremmo crearne una nuova. Ok, no, ce n'era, ok, c'era Every Night, perfetto. Quindi, andiamola a vedere. Questa schedulazione sostanzialmente viene eseguita ogni notte. Noi potremmo anche crearne una nuova, non c'è nessun problema. La cosa interessante è che all'interno del runbook Index Optimize che abbiamo creato prima, poco fa, voi potete fare il link ad una schedulazione. Eccola qua. E vado a selezionare Every Night. Perfetto. A questo punto il runbook è schedulato, verrà eseguito ogni notte all'ora indicata e avrete effettuato la manutenzione degli indici. Vediamo se funziona. Quindi torniamo nel nostro script iniziale in cui avevamo testato la frammentazione degli indici, che avevamo un 99% di frammentazione. Ora, se lo andiamo ad eseguire di nuovo, mi aspetto che la frammentazione sia calata e anche di molto. Ok, ho sempre qualche problema di connessione, però dovremmo farcela. Quindi, il runbook è stato eseguito, questa query dovrebbe darmi una percentuale di. Eccoci qua, non mi dà niente, mi dà un errore, la riproviamo, anzi, chiudiamo questo e lo riapriamo. Ok, immaginavo che mi avrebbe chiesto la password, la mia super password, eccola qui. Vediamo se si connette, perfetto. Andiamo a prendere il nostro to be maintained, non so cosa sia successo, ma siamo stati disconnessi, eccolo qui. Andiamo ad eseguirlo, perfetto. Quindi la frammentazione ora è vicina allo zero, come vogliamo che sia. Quindi la rebuild degli indici è stata quindi eseguita con successo come noi ci aspettiamo. Bene, torniamo sul portale e il nostro runbook verrà eseguito ogni notte. Qui dicevamo, questa è la prima soluzione che sfrutta i servizi Azure proprietari, quindi sulla piattaforma. C'è la limitazione delle 3 ore, però sappiamo che può essere superata e nei link che ho messo in questa slide ci sono anche diciamo, le indicazioni per come fare. L'ultimo servizio che voglio proporvi, voglio farvi vedere questa sera, è il più completo e si chiama Azure Elastic Job Agent. Azure Elastic Job Agent è la soluzione più completa per effettuare attività di manutenzione database e schedularle all'interno della piattaforma Azure su
istanze Azure SQL Database. Oggigiorno è in preview questa funzionalità, ma diciamo, io penso che sarà disponibile a breve in general availability. Comunque è tuttavia utilizzabile, poi vi farò vedere che effettivamente diciamo, non manca nulla. La soluzione è utilizzabile anche se è in modalità nello stato di preview. Permette di eseguire dei job la cui definizione è memorizzata all'interno di un database che definiamo job database. I job sono sostanzialmente degli script T-SQL che vengono schedulati per essere eseguiti all'interno di un gruppo di database. E qui su questa slide ci sono già due grosse novità. Il fatto che io ho un ulteriore database che chiamiamo database job, nel cui interno io vado a memorizzare i job, ma non solo, memorizzo anche store procedure. Ovviamente lo fa la piattaforma, memorizzo anche store procedure per fare monitoraggio dei miei job, come stanno andando, se ce ne sono in esecuzione, i log. Quindi tutto quello che ne compete, diciamo, tutto quello che diciamo, ruota attorno alla schedulazione di un'attività, di un job che chiamiamo così. L'altra interessante novità è che voi potete eseguire queste attività su un gruppo di database molto interessante. Vedremo come. Elastic Job Agent cosa richiede? Quindi richiede che esista un database vuoto con service level al minimo S0 o superiore in una istanza Azure SQL Database. Questo database, se ci pensate, è simile al database MSDB che avete nelle istanze on-prem. Voi nell'MSDB cosa, diciamo, in una vostra istanza SQL Server locale, che cosa andate a cercare? Andate a cercare i job, andate a cercare i job step, andate a cercare la cronologia dei job. E trovate tutte queste informazioni nel job database che è diciamo, di fatto l'equivalente all'MSDB. Quindi questo database è utilizzato per definire job, tenere traccia degli stati, quindi se è in stato running, se è completed, se è andato in errore e anche la cronologia e l'history delle vostre esecuzioni. Come avviene la connessione al database? Voi avete visto prima che c'era una password in chiaro nel nostro runbook. Qui le cose sono ancora più strutturate e ancora più diciamo complete. La connessione avviene attraverso database scope credential che vengono passate tra l'istanza scusate, tra il database master e il database e i vari database che voi volete manutenzionare, ovviamente anche al database job. Queste credenziali vengono gestite attraverso T-SQL o PowerShell script, che poi lo vedremo tra un attimo. Quindi, come fare a creare un Elastic Job Agent? L'Elastic Job Agent può essere creato soltanto dal portale. Non ci sono altre possibilità. Per gestirlo, però, potete utilizzare T-SQL o PowerShell. A questo punto, T-SQL o PowerShell possono essere anche usati per configurare e gestire i job. I job di fatto sono memorizzati nel database job e configurati, scusate, e diciamo le strutture all'interno del database job, l'inizializzazione, chiamiamola così, del database job viene fatta durante la creazione dell'Elastic Job Agent. Vediamo come. Ci spostiamo ancora sul portale di Azure. E andiamo all'interno della sezione Elastic Job Agent. Qui potete creare un nuovo Elastic Job. La, diciamo, pagina di creazione è molto semplice. Lo chiamiamo My Elastic Agent o My Agent anche, My Agent. Selezioniamo la sottoscrizione e configuriamo il database job. Vedete, qui ve lo chiede subito di configurare o specificare un database che verrà inizializzato per contenere i job. Questo qui è il nostro MSDB.
Potete selezionare l'istanza SQL Azure su cui risiede questo database, seleziono Azure Automation ed ecco che io l'ho già creato per diciamo, questioni di tempo per essere più veloce. Ecco che qui abbiamo il nostro database DBJob e se premiamo OK, questo database verrà inizializzato. Io ho già creato per voi un Elastic Job Agent che si chiama DB Maintenance, che è collegato alla nostra istanza Azure Automation ed è collegato al nostro database job che troviamo esattamente qui, eccolo qui. Questo database è già stato inizializzato durante la creazione dell'Elastic Job Agent. Che strutture contiene? Contiene alcune tabelle, le vediamo subito. Se sempre se la connessione mi supporta, eccola qui, con il prefisso jobs internal. Qui trovate diverse store procedure per gestire i job, vedete, add job, add job step, add target group, delete job step, start job, stop job, update job, eccetera, eccetera. Tutte le store procedure che vi permettono di gestire i job. Trovate anche delle funzioni, delle viste che permettono di capire, trovare e ispezionare lo stato di un job. Eccole qui. Job version, job execution, job steps, eccetera, eccetera. Tutte queste store procedure, funzioni, viste, tabelle vengono, come dicevo prima, create in fase di inizializzazione del database. L'unica cosa che voi dovete fare è dare in pasto all'Elastic Job Agent un database vuoto. Quindi dovete semplicemente fare la creazione di un DB, essendo connessi alla vostra istanza Azure SQL Database. Bene, vediamo come farne la configurazione. Quindi, dopo averlo creato, è necessario configurare il database job e i job di manutenzione. Quindi, è necessario creare una chiave, una master key all'interno del database job. È necessario creare delle database scope credential all'interno del database job, eccole qui che le ho create per voi, comunque lo script potrete averlo senza nessun problema, quindi non preoccupatevi se non prendete appunti o diciamo, vi dimenticate qualcosa, lo script sarà a vostra disposizione. All'interno poi del database master della nostra istanza Azure SQL Database dovrete creare un paio di login che io ho chiamato SQL Job Master e SQL Job User, utenti login, vediamole. Scusate, all'interno del database master. Eccole qui. SQL Job Master e SQL Job User. E all'interno del database to be maintained dovrete fare il binding di questa login con questo utente e dare a quest'utente le relative grant per eseguire le store procedure che diciamo la store procedure index optimize e per scrivere all'interno della tabella command execute. Bene, vediamo ora come fare a creare un nuovo job. Quindi ci posizioniamo sul database job, quello che contiene i nostri job, e andiamo a creare un nuovo target group. Che cos'è un target group? È un contenitore di database che chiamiamo server group demo. Prima abbiamo detto che la manutenzione dei database in questa soluzione può essere fatta su più database contemporaneamente. Quindi creiamo un gruppo, diciamo andiamo a inserire nel gruppo, ecco qui che è necessario, scusate, specificare il nome dell'istanza SQL Server. Ok, qui è rimasta una vecchia demo. Andiamo a raggiungere la nostra istanza Azure SQL Database e andiamo a verificare il nostro gruppo. Eccolo qui. Creiamo il nostro job che chiamiamo Index Optimize con una breve descrizione. Creiamo
creiamo un job step in cui andiamo a specificare il comando di index optimize, quindi l'esecuzione della stored procedure che noi vogliamo utilizzare per la rebuild degli indici. Eccola qui. Creiamo, qui si può anche fare l'update del job step, quindi utilizzando la procedura SP update job, e andiamo a creare un'esclusione. Che cos'è un'exclusion? Qui abbiamo detto che la manutenzione verrà fatta su tutti i database che sono all'interno della nostra istanza Azure SQL Database, però noi vogliamo escludere il database job perché questo diciamo che non lo vogliamo manutenzionare e con questa chiamata possiamo dichiarare che escludiamo il database job da questo server group. A questo punto vediamo tutti gli oggetti che abbiamo creato. C'è il server group, c'è il job e c'è l'exclusion dal server group del database DBJobs sul quale non vogliamo fare la manutenzione. Ed ecco che siamo pronti per eseguire il nostro job. Utilizzando la stored procedure start job, noi andiamo ad eseguire il job che si chiama index optimize e andiamo a diciamo ottenerne in output un unique identifier che se posizioniamo in questa vista, scusate, in questa clausola where, noi andiamo ad ispezionare, andiamo a ottenere informazioni sullo stato del job. Il job è stato eseguito, vedete, questo è l'orario in formato UTC. Il job è stato eseguito con successo, è stato molto veloce perché l'index optimizer era già stata eseguita precedentemente, quindi non ha di fatto avuto grosse attività da fare. Qui avete la possibilità di ottenere informazioni sul vostro job. Ovviamente, come dicevo prima, ci sono diverse viste e funzioni all'interno del database job che vi danno informazioni sui job, che possono anche essere interrotti in modo prematuro, in modo intenzionale, specificando sempre il unique identifier del job che avete avviato. L'ultima fase di questa operazione è la schedulazione del job, che può essere fatta con la stored procedure update job. Con questa chiamata io specifico che voglio schedulare il job che si chiama index optimize ogni giorno e voglio che parta questa notte alle ore 2 e senza data di fine. Quindi lo schedulo. L'effetto qual è? L'effetto è che sul portale, ecco qua che ha già fatto il refresh, troviamo l'esecuzione del job index optimize e troviamo il fatto che questo job verrà schedulato ogni notte alle 2. Quindi entriamo nell'Elastic Job Agent, ok. E vediamo che qui trovate di fatto l'esecuzione dei job. Volevo vedere una cosa, eccola qui. Eccola qui. La schedulazione la trovate qui, index optimize, rebuild or reorganize index, la descrizione che ho specificato prima in fase di creazione, verrà eseguita diciamo a quest'orario di questa notte. Questa qui ovviamente è l'orario in formato UTC. Bene. Torniamo sulle slide. Questa di fatto è, l'ho chiamata la big picture, nel senso che vi dà l'idea e la portata della soluzione che utilizza Elastic Job Agent. Quindi potete eseguire attività di manutenzione database su diverse istanze, quindi su diversi logical server, qui nella slide sono indicate come logical server. Di fatto cosa sono? Sono delle istanze Azure SQL Database diverse, addirittura su diverse subscription. Il database che dovete, volete manutenzionare, si può
può essere un database individuale oppure può appartenere ad un pool, quindi un database in un Elastic Pool. Sono contemplate tutte le soluzioni. Potete fare l'output dei job su un database dedicato, su un'ulteriore istanza di Azure SQL Database. Quindi diciamo, che cosa vi deve rimanere da questa slide? Deve rimanere il fatto che la soluzione che utilizza l'Elastic Job Agent è quella più completa ed è quella che copre di fatto tutte le vostre necessità. Dunque, prima di arrivare alla parte di summary, ci sono delle domande nel frattempo o è tutto chiaro? Allora, ci sono un paio di domande. Sì. Aspetta, c'è Vincenzo che ci dice, che ci chiede perché da qualche mese il mio runbook ha smesso di funzionare con questo errore, ci dà un errore che, aspettatelo, non so se riesci a vedere perché è abbastanza lungo, non so se riesci a vedere la Q&A su Teams. Allora ci provo, vediamo è qua. Abbastanza lungo il messaggio, ok, sì. Vai. Dunque, vediamolo un po', da qualche mese, intanto ciao Vincenzo, Erasmus si funziona con questo errore, start, management API surface has been deprecated, please update callers, tu quindi hai un, hai utilizzato, deprecate API, ma come implementare nuovamente in best practices? Premesso che l'ultima soluzione è quella che meno mi piace, ok? Chiarisco la domanda. Best practices per eseguire il backup, storicizzare lo storage account. Best practices per eseguire il backup di un DB, ok? Allora, sinceramente questo errore qui non l'ho mai incontrato, nel senso che non mi è mai capitato di averlo. La cosa che farei io, cercherei un po' in internet e magari potresti ricreare il tuo job per vedere. La cosa che farei io è cercare di ricreare il job che hai fatto nell'Elastic Job Agent per cercare di capire dov'è il problema. Ovviamente cercherei di sicuro in internet per vedere se qualcuno ha già avuto la nostra, diciamo, il nostro stesso problema. Per quanto riguarda i backup, io potrei dirti che tu nella piattaforma, noi nella piattaforma SQL Azure abbiamo già la possibilità di fare i backup in modo automatico. Quindi il backup si trova nella piattaforma e quindi potresti anche tenerlo lì, nel senso tu lo vorresti storicizzare in uno storage account, ma per quale motivo? La piattaforma li tiene per noi, i backup li puoi tenere fino a 35 giorni, se non ricordo male. Oppure con la long term retention li puoi tenere fino a 10 anni, quindi il mio consiglio è tenerli lì, tanto se devi fare un restore lo puoi fare direttamente da, diciamo, dalla gestione database al volo, però la possibilità di storicizzarlo in uno storage account comunque c'è. Io, diciamo, i backup che prendo sulla piattaforma, che la piattaforma prende per me, prende per noi, li tengo direttamente collegati al DB, non li memorizzo in uno storage account, però nulla ti vieta di farlo, ecco. Spero allora, su Published ci sono altre due domande. Sì, sì. Vai, se vai in basso, ok. Ok. Quali problemi ci sono nell'utilizzare la soluzione Logic App per eseguire SQL Query? Quali problemi ci sono? Problemi di che tipo? Cioè problemi di performance, problemi. Cioè vuoi eseguire una manutenzione database attraverso una logic app? Cioè, non vedo problemi a eseguire query.
Non so se ti ho risposto, però non so di quali problemi, cioè, a cui ti riferisci. Marco, posso trovare da me, ma quali sono i costi del runbook? Ecco, grazie per la domanda. Il costo del runbook, se non ricordo male, è collegato al costo dell'automation account. Sinceramente, non ce li ho sotto mano, ma non ho la risposta pronta. Potresti guardare sul pricing. Sul pricing calculator di Azure, però se non ricordo male il costo è collegato all'automation account. Per le logic app, tornando a questa domanda qui, non vedo grossi problemi, tu le puoi utilizzare tranquillamente. Non farei, ecco, la cosa che non farei io è manutenzione database utilizzando logic app, di sicuro. Questo sicuramente, utilizzerei le soluzioni che avete visto oggi. Poi magari possiamo approfondire, diciamo, separatamente, perché il tempo anche qui non è tantissimo. Magari due parole, visto che ho forse 5 minuti. Cosa dici, Gaetano? Posso spenderli 5 minuti? Ok, grazie Marco. Sì, sì, i prezzi non ce li ho sotto mano, sinceramente. Se volete, spendo 2 minuti su questa slide dei backup. Eccola qui. Che ho nascosto nella presentazione. Di fatto la piattaforma prende un backup full ogni settimana di ogni database, fa un differenziale ogni 12 ore e prende il backup del transaction log ogni 5-10 minuti. I backup sono mantenuti by default per 7 giorni e potete modificare la retention del periodo portandola fino a 35 giorni in chunk di 7 giorni. Poi vengono eliminati, diciamo, in modo automatico. Con la long term retention voi potete tenere backup fino a 10 anni, e da qui mi ricollego alla domanda di prima. Probabilmente io non terrei. Se non li sposterei su uno storage account, perché dovrai pagare un po' anche il costo dello storage account, io li manterrei collegati al database, e per collegati intendo qui. Adesso andiamo a prenderne uno, per esempio il to be maintained. Eccoli qua. Se io chiedessi di fare un restore, potrei fare il restore point in time. E andando a specificare il punto di ripristino. Quindi io sinceramente la gestirei così i backup, andando a tarare bene la retention che volete. Quindi se volete tenere il backup per 3 mesi, 6 mesi, 1 anno, andrei a tarare bene quella. Sinceramente, nelle soluzioni, diciamo, che ho implementato, l'ho utilizzato in questi termini. Ok, andiamo a vedere se ci sono delle altre domande. Nel caso, cerco di rispondervi. No, sembrerebbe che non ci sono altre domande. Ok, allora vado con le slide finali. Quindi abbiamo visto come sia importante effettuare comunque la manutenzione di database anche in Azure, che non ha un servizio di scheduling nativo, come può essere SQL Agent per le istanze on-prem, e abbiamo esplorato un po' i metodi per effettuare le attività di manutenzione. Qui vi lascio alcuni link di riferimento per approfondire. Nei primi due sono, diciamo,
C'è la descrizione di questa sessione, comunque anche i passi per costruire i runbook e l'automation account. Negli altri invece trovate diciamo, il riferimento ai link Microsoft per configurare un Elastic Job Agent e l'automation account che abbiamo visto prima. La parte Q&A l'abbiamo fatta. Se non ce ne sono delle altre domande, io vi ringrazio della partecipazione, insomma, di essere stati con noi questa sera. Se avete qualche ulteriore approfondimento, magari potete scrivermi sui canali social, cercherò, insomma, di rispondervi. È arrivata un'ultimissima domanda, se guardi la Sì. Q&A in basso, la pagina. Ok, ah, ok. Sì, la mia è una soluzione economica, faccio un backup e poi lo metto. E poi con un altro runbook pulisco lo storage account. Ah, ok, ho capito, ho capito. Sì, ok. Faccio un backup. Va bene anche quella. Ok. Sì, effettivamente poi anche l'attenzione ai costi è importante, quindi se, diciamo, volete iniziare con delle soluzioni meno costose, potete sì, potete farlo. Beh, allora, di fatto, se volete proprio una soluzione a costo zero e avete un'istanza di SQL che gira localmente, potreste anche tentare la strada del linked server o del database maintenance plan. Non hanno controindicazioni, cioè l'unica controindicazione è quella di avere un SQL che gira localmente. Poi c'è un dubbio Sì. che mi attanaglia da tempo: se cancello per errore un DB, i backup vengono cancellati a loro volta? Ok. No, se tu cancelli un DB, i backup vengono tenuti per la retention che è stata impostata. Quindi, supponiamo, se tu hai una retention di 7 giorni, avrai i backup di quel DB per 7 giorni. Di fatto, dovrei averlo anche esplicitato, qui. Eccolo qua. I backup sono memorizzati. No, fammi vedere, non era questa che volevo. Eccola qua. I backup di database cancellati verranno mantenuti diciamo, according to the retention period. Quindi, se avete una retention di 7 giorni, il backup di un database cancellato viene tenuto per 7 giorni, ovviamente l'ultimo backup, poi avrete il sesto, il quinto, il quarto, il terzo, il secondo, l'ultimo, e verrà cancellato dopo 7 giorni. Credo che la domanda del collega fosse perché ho un po' paura a vedere una manifestazione. Ah, ok. Sì, è vero. Sì. A noi di BA, o comunque a noi tecnici, piace vedere il BCK, piace vedere che il database, il backup c'è da qualche parte. Però sì, fidatevi, nel senso che Microsoft comunque è la piattaforma, è responsabile della manutenzione, scusate, non della manutenzione, del fatto che i backup sono mantenuti validi e attivi. Quindi l'unica cosa da fare è configurare bene la retention. A quel punto voi siete a posto. Oppure, come dicevo prima, potreste anche fare l'utilizzo potreste utilizzare anche i linked server, ok? Posso dormire, sono i tranquilli. Sì, Marco, dormi pure, sono i tranquilli. Grazie a voi comunque della partecipazione. Ok, grazie Sergio per questa sessione, per averci risposto in maniera esaustiva a tutte le domande. Ringrazio a tutti per la partecipazione, ringrazio Sergio Govoni per la sua disponibilità e per i contenuti che ci ha esposto. Continuate a seguirci e vi aspetto ai prossimi meetup. Ciao e buona serata. Ciao, grazie. Ciao.